nuovi acquarelli su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e bentrovati sul canale. Oggi recensiamo, proviamo insieme due palette di acquarelli, i Watercolor Godet della Prima Color. Allora ragazzi, sono degli acquarelli molto diversi tra loro, i classici e i tropicali. Vediamo cosa si intende, scopriamo nella confezione, molto carina, come vedrete durante il video. Prima di lasciarvi alla recensione, vi ricordo sempre di iscrivervi sulla pagina Facebook di Arte per te. 3 video al giorno per voi, differenti da quelli di YouTube, quindi differenti da quelli che mando su YouTube, quindi video che magari vi sono sfuggiti e che potrete ritrovare facilmente seguendomi su Facebook. Seguitemi su Instagram per aggiornamenti, novità e tutti gli avanzamenti minuto per minuto dei miei 3 social. Vi aspetto su tutti i miei canali, Ombretta, 2 cuori 1 K, vi lascio il link qui giù in info box, e se volete aiutare Arte per te potete farlo tramite il pulsante PayPal che trovate sulla home page del canale. Spostiamoci sul piano da lavoro e proviamo i nostri acquarelli. Ed eccoci pronti per recensire i nostri Watercolor Confection nella colorazione, nelle gamme The Classics e Tropical. Questi acquarelli sono dei Prima Color, vengono venduti con il loro cartoncino sample in modo da creare le diverse sfumature e averle sempre sott'occhio per essere certi di ciò che si mette. Eccole qua le nostre palettine. Userò un sintetico Nettuno della Tintoretto per prelevare il colore. Avete capito che questi, penso l'abbiate capito da quanto li ho utilizzati, siano per adesso una delle mie serie preferite di Tintoretto, quindi consigliatissima sia per gli acquarelli ma per tutte le tecniche pittoriche, per gli acrilici, mi piacciono anche per gli oli questi qua. E poi una carta da acquarello, questa è una Hanemule, questa è la carta per acquarelli Crown Wall della Hanemule, 450 grammi, pressata a freddo grana fine. Cominciamo subito e cominciamo ad parlare delle nostre palettine. Innanzitutto si presentano, sebbene in forma così compatta, come delle palettine molto serie, con un loro peso specifico. Sono completamente in latta e sono graziosissime, essendo tutte uguali differenziano tramite l'adesivo le diverse gamme colore. Questo è un particolare che, se ne comprate una, non ci fate caso, ma se ne comprate diverse, essendo veramente una gamma pressoché infinita, vi metto il link qua sotto di tutte quelle che riesco a trovare, è un'indicazione molto utile per prelevare quella che ci interessa a colpo sicuro. Vedete, anche questo è il cartoncino, ha 2 capientissime vaschette per la diluizione qui in alto, ve le metto così, e poi voilà, scopriamo la gamma colori e scopriamo che Ombretta di una già l'ha aperta e l'altra ancora è intonsa. Allora, io ho aperto i classici. Se mi conoscete sapete bene che io ho una propensione per le cose più classiche, però devo dire che in questa palette di classico io ho trovato assai poco. Parlo da italiana e parlo da restauratrice. Diciamo che i toni più classici qui mi sfuggono e invece la trovo una palette molto moderna per l'illustrazione. Perché? Per la presenza del bianco in gamma, per la presenza del nero in gamma, per la presenza del grigio in gamma. Come vedete io il nero e il grigio neanche li ho aperti, il bianco l'ho aperto perché ho fatto una cosa su cartoncino nero, quindi mi è servita a mo' di gouache per un'altra cosa, ma i colori che vedete qui in gamma non sono per niente dei colori super classici, tranne i 2 rossi, il giallo, i 2 blu e il bruno, ma il ceruleo, il turchese, il verde non sono proprio dei toni classici di verde, e soprattutto questi 3 proprio come classico io non ce li vedo. Nell'acquarello classico, dove non si usa il bianco, dove non si usa il nero e dove il grigio lo si ricava attraverso la diluizione e le ombreggiature delle altre pasticche,
Allora, passiamo alle pasticchette. Le pasticchette sono delle classiche pasticche, non c'è il nome, c'è solamente il numero di riferimento a riconduzione del colore e vengono incastrate in questa vaschettina estraibile. Ora, che la vaschettina sia estraibile a me piace tantissimo perché io posso metterla sul tavolino e utilizzare tutto questo come vano per la diluizione dei vari toni e delle varie tinte, così come è molto pratica per una questione di così anche come molto pratica per una questione di pulizia della cassettina, quindi mi piace moltissimo. E questi sono i classici. Andiamo a scoprire a questo punto i tropicali. La caratteristica della cassettina è perfettamente la medesima, dietro ha anche l'anello per tenerla facilmente in mano o per agganciarla. Io per esempio questi li uso molto quando metto gli acquerelli all'interno di uno zaino, li aggancio sempre da qualche parte per non farli scivolare in fondo allo zaino. Questa è una mia cosa, però, che io sono pazza e quindi funziona così nella mia testa, ma vabbè, non divaghiamo. Apriamo adesso il 13, che è il verde del pulmino di Ombretta, e si chiama infatti Island, e sono veramente curiosa di provarli tutti. Il 14 Coconuts, poi questo carta da zucchero che si chiama Hurricane, questo verde lime Parrot, il 16, il 17 si chiama Hibiscus, il 18 Palms, il 19 Pitaya, il 20 Reef, il 21 Pineapple, il 22 Sunset, poi un altro blu Ocean e poi questo che si chiama Tiki, benissimo, che mi pare sia un terra ombra naturale. Ok, e questi i nostri colori. Adesso, come sempre, li proviamo bagnato su asciutto e bagnato su bagnato. Essendo due palette, cosa farò? Metterò i classici e i tropicali e farò prima tutti bagnato su asciutto e poi tutti bagnato su bagnato. Iniziamo con un bagnato su asciutto. Iniziamo per completezza, ovviamente io acquerellerò anche il bianco. Adesso vado in ordine sequenziale 1, 2, 3, 4, 5 e via discorrendo. Come stesura è ottima, come diluizione è bellissima. Sicuramente io non sono d'accordo sulla dicitura classic di questa confezione. Di classico qui c'è poco. Sono bellissimi, ma non sono classici assolutamente. Andiamo su bagnato, faccio anche il bianco. Questo invece il bagnato su bagnato. Allora, la brillantezza dei toni è bellissima, la definizione, la purezza della mestica, tutto molto bello. La diluizione non fa perdere la brillantezza dei toni e la vivacità. Risultano essere da asciutti molto molto trasparenti, limpidi, squillanti, sono dei bellissimi acquerelli.
non mi trovano affatto d'accordo sulla selezione dei colori dei classici. Questi per me non sono classici, sono dei colori molto, io li avrei chiamati moderni più che classici, sarebbe stato una dicitura più adatta. Passiamo adesso ai tropicali e poi vi dico le considerazioni finali globali. Ovviamente vi lascio le foto. Questo non è un classico, questo non è un classico, questo è lì lì, questo non è un classico, 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 questo non è un classico. Nell'acquerellatura all'italiana non intendiamo questo per classico, forse nell'acquerellatura all'americana sì, non lo so, però poi con queste due compiliamo la nostra palette classica. Cambiamo foglio e passiamo ai tropicali. Si parte con il numero 13. I colori sono stupendi, sono veramente veramente stupendi, non si può dire nulla di brutto sulla qualità del colore, super pigmentati, super brillanti, veramente un piacere dipingere, molto facilitanti, molto molto. La pigmentazione è fantastica, veramente è una roba incredibile. La stesura molto molto facile, bellissimi, bellissima la gamma colori dei tropicali. Io amo più i tropicali dei classici, devo essere sincera, li trovo più classici dei classici tropicali. Eh sì. Tranne un paio di tinte, una e due, toglierei una e due e tre forse, sì, sono bellissimi. Andiamo bagnato su bagnato. Wow. Allora, anche questi colori, come vedete, super brillanti, super trasparenti, pigmentatissimi, veramente belli, belli, belli. La gamma colori dei tropicali io la trovo stupenda. Basta arricchirla con altre due, tre pasticche dei classici ed è una gamma colori completa e bellissima. Allegra, vivace, una bella... Guardate, a me quello che fa... Cosa guardo io soprattutto negli acquerelli? La spandibilità del colore. Guardate l'uniformità con cui la carta ha attirato il colore, con cui il colore si è steso, è la linea di contorno più scura che lascia, bellissimo, no? Il controllo della pozzanghera, bellissimi anche questi bagnati su bagnati. Vi faccio vedere anche il bagnato su bagnato un po' più asciutto dei classici. Vedete i toni classici un po' più dimessi, un po' più spenti, tranne qualche schiribizzo così, che poco c'entra con i classici, ma i tropicali, ragazzi, tutta un'altra storia, tutta un'altra storia, bellissimi. Adesso, se permettete, compongo la mia palette all'italiana, no? Facciamo un classico all'italiana. Per fare una palette all'italiana, dai tropicali io tolgo uno, poi tolgo ok e metto, ho tolto il 22, il 13 e il 16, ero molto indecisa tra il 13 e l'altro verde, il 18, ma da asciutto il 18 è più versatile, perché basta addizionarlo con un po' di giallo, con un po' di azzurro per arrivare a queste tinte ed essere più classico. E poi io toglierei anche... E allora, componiamo la nostra palette. Cosa prendo di qua e cosa prendo di là? Effettivamente qui mi manca un bruno, più di tutti. Non c'è, è mancante.
Quindi, per compensare questa mancanza, sono indecisa se mettere un rosso, e sì, metto un rosso più classico, diciamo così. Ok, da questa gamma di colori, la palette che io ritengo classica all'italiana è data da questi colori. Questo potete decidere di intercambiarlo con quest'altro a seconda di ciò che volete fare, perché è esattamente la stessa cosa, sono due colori molto composti che si creano facilmente con la combinazione di altri colori, perché questo viene dalla combinazione di questi due e questo viene dalla combinazione di questi due o questi due, a seconda di quanto lo vogliamo inasprire. Quindi non sono necessari nessuno dei due, avrei utilizzato più volentieri un bruno più scuro, che comunque è facilmente raggiungibile con la combinazione di questi due, per esempio 1 e 2 o 1 e 2. Ci sono tanti modi per combinare i colori. Per noi è più facile avere questo tipo di classicismo, diciamo così. Adesso vi scrivo i numeri e così potete avere tutto. Cosa dire di questi colori? Mi piacciono tantissimo. Che voto do? 10. 10 perché non mi frena il fatto della combinazione di colori, cioè negli acquerelli c'è sempre la preferenza, no? Quindi poi ognuno se li combina come vuole, ognuno fa le proprie palette. Io adesso li rimetterò a posto nei loro astucci e andrò a cercarmi i vari sample, però quello che voglio farvi capire è che ognuno poi può congegnare la propria palette a proprio modo. Io non uso il bianco, non uso il nero, non uso il grigio, quindi i classici per me sono un po' limitativi, però vedete come uniti con un'altra palette o comprate a pasticche singole viene fuori un mondo di colori che io per esempio adoro. Per esempio questa è la mia palette preferita, ma i tropicali sono stupendi, ma così come non posso dire che alcuni toni dei classici sono necessari per fare una buona palette. Voto, io do un 10 a questi acquerelli, mi piacciono veramente tanto, forse darei un 9 per la reperibilità, perché si prendono su Amazon, vi lascio il link qua sotto. Non sono costosissimi, hanno un buon rapporto qualità prezzo, ve li consiglio. Se vi piacciono gli acquerelli dai toni un pochettino più modaioli, più moderni, ma comunque con una texture e con una definizione ottimale, questi sono gli acquerelli che possono fare per voi. Sono un po' differenti da tutti quelli che abbiamo visto rispetto agli altri marchi che abbiamo trattato, proprio per la particolare trasparenza e modernità del tono. Ultima cosa da aggiungere, essendo i classici numeri che vanno dall'1 al 12 e i tropicali dal 12 al 24, diciamo che queste due palettine potrebbero anche essere viste come complementari l'una all'altra, cioè avendo entrambe avete 24 toni da combinare tra di loro, quindi infinite modalità di combinazione del colore che rendono veramente completa la casistica dell'acquerellatura. Anche qui un terra ombra naturale ancora manca, ma essendoci questo verde e miscelandolo con questo terra di Siena bruciato, diciamo così, si possono addivenire a diversificati toni. Anche il nero può essere usato diluito con altri colori, ma sicuramente ragazzi nell'acquarello all'italiana il nero, il bianco, il grigio io li eliminerei dalla palettina. In generale quindi direi che sono degli ottimi colori con degli ottimi risultati e una gamma colori veramente ampia e soddisfacente, diciamo così. Mi piacciono veramente moltissimo. Bene, vi lascio le foto con le numerazioni e noi ci vediamo dopo. Ciao!
Che dire, molto belli, molto particolari come colori, mi piace tantissimo la modernità delle selezioni colori già comode. Io ho solo i tropicali e i classici, ma sul sito ne potrete trovare di diversificate nature, quindi andateli a cercare, vi lascio il link del sito qua sotto e tutti i link di riferimento per l'acquisto. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così acquerellatemi un bel pollice in su, condividetelo sulle vostre pagine Facebook e noi ci vediamo sempre qua per un prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!